Motta, che ha fatto bene a Udine contro la Spagna, la sua caratteristica, magari non un calcio velocissimo, ma un calcio sicuramente molto razionale e molto logico. Adesso prova ad accelerare Florenzi, dà il pallone in profondità, ma la palla a metà strada fra Zaza e Insigne, e dunque non ci sono problemi per i centrali della Germania ad allontanare questo pallone, che però è stato recuperato ancora dall'Italia. Azzurri che dunque tendono a fare la partita, e questa è la dimostrazione di grande personalità comunque da parte di una squadra che sicuramente non ha l'esperienza internazionale della Germania, gioca anche in trasferta, però la squadra di Conte sta evidentemente cercando di superare questa fase. Italia che stenta un pochino a reagire. Al 28esimo ci ha provato Müller da 25 metri, tiro centrale indirizzato sotto la traversa, Buffon ha alzato il pallone in calcio d'angolo, poi al 30esimo minuto pallone perso a centrocampo da Thiago Motta che è scivolato, ha innescato la ripartenza dei tedeschi, palla sulla sinistra per Draxler, pericoloso il suo cross a raso terra che ha tagliato l'area piccola senza però che nessuno riuscisse a intervenire. Adesso ci prova l'Italia con Zaza che di testa appoggia Insigne, buona occasione per gli azzurri, zona tiro per Insigne, parte la conclusione, pallone alto sopra la traversa della Germania. Insigne non ci ha pensato su due volte, giustamente è andato immediatamente alla conclusione, non ha colpito benissimo, ha dato una traiettoria un po' troppo arcuata a quella conclusione, la palla è terminata alta sopra la traversa, però l'Italia per la prima volta dopo aver subito il gol è riuscita in qualche modo a farsi vedere dalle parti della porta avversaria. Bravo Zaza in questa circostanza a fare da sponda, a favorire l'inserimento da parte di Insigne che dal limite ha controllato lasciando partire un tiro non molto ben indirizzato, pallone alto sulla traversa, ancora Zaza per Insigne, si cercano comunque gli attaccanti dell'Italia, Insigne prova a superare Rudiger, non ci riesce, la palla però torna a lui e allora l'apre sulla destra per Florenzi, dalla tre quarti finta il cross Florenzi, tocca invece su breve per Montolivo, dentro il pallone ancora a cercare lo scatto di Florenzi, col pretesto di un difensore di Hummels, anzi si trattava di Hector, pallone in calcio d'angolo, corner in favore degli azzurri, naturalmente seguiremo la battuta di questo calcio d'angolo in favore della nazionale italiana, in favore degli azzurri. Montolivo dà il pallone a cercare Zaza, c'è Hector che va a chiudere, allontana il pallone, ancora Darmian che però tiene alto il pressing azzurro, mette il pallone in fallo laterale, ci sarà rimessa in favore dei tedeschi. Tira in una primissima fase e la Germania che si è un pochino sbloccata, adesso però gli azzurri sembrano aver in qualche modo riannodato il filo del loro gioco e sembrano in grado di poter cercare la reazione e la rimonta. 33esimo, 1-0 per l'Italia, anzi magari 1-0 per la Germania sull'Italia e lì nello studio. Dei tedeschi segnato al 24esimo da Kroos, sicuramente sul piano del gioco ci sembrano Italia un po' tacoli, erano entrati a partita in corso probabilmente contro un avversario già un pochino stanco ed erano riusciti a far cambiare marcia, a far cambiare passo alla nazionale italiana, giocando dall'inizio questa operazione è un pochino più complicata, però comunque qualche trama buona come adesso con Insigne che dà il pallone con l'esterno in avanti, ma c'è l'uscita da parte di Ter Stegen che va ad anticipare Bernardeschi, dicevo qualche buona trama comunque si intuisce, sicuramente sul piano della manovra del gioco il secondo tempo di Udine era nel Barcellona, nell'Arsenal, nel Bayern Monaco, nel Real Madrid, comunque tutta gente che ha una provata solida esperienza internazionale. Guardo la formazione, l'arbitro che manda tutti gli spogliatoi, finale qui alla Allianz Arena, la Germania in vantaggio 2-0 dopo il primo tempo sull'Italia grazie alle reti di Kroos e Götze al 24esimo e al 45esimo. Gli azzurri sono partiti discretamente nei primi 20 minuti, hanno tenuto bene il campo, non si sono fatti vedere molto, poi subito il gol si sono un po' disuniti, hanno cercato il tiro di Montolivo con la capalla che è terminata sul fondo poco fa, altra iniziativa di Insigne, pallone per Bernardeschi nell'area di rigore, Bernardeschi all'altezza del lato corto di destra però è scivolato evidentemente per il terreno reso viscido dalla pioggia che da qualche minuto sta, è sempre 2-0 il punteggio della Germania contro l'Italia, non ci sono stati cambi nell'intervallo, quindi si riparte, si è ripartiti con gli stessi 22 che hanno affrontato il primo tempo. Alessandro Florenzi è pronto sul punto di battuta di questo calcio di punizione in favore dell'Italia, il fischio dell'arbitro, la rincorsa di Florenzi, il suo cross con il destro, c'è Zaza di testa, sfiora appena il pallone, non lo colpisce bene, c'è l'uscita da parte del portiere Ter Stegen che blocca la palla ed effettua il rinvio. 9 minuti nel corso del secondo tempo a Monaco, Germania a Dario, però comunque sta cercando di fare la partita, cercando di presidiare la metà campo avversaria nel tentativo di riaprirla, però attenzione perché adesso c'è la ripartenza della Germania in area di rigore, il pallone per il 3-0, un contropiede letale da parte dei tedeschi, dato via Draxler sulla sinistra, è entrato in area di rigore con l'Italia che era un pochino sbilanciata, è stato bravo perché non è... e per lui è stato un gioco da ragazzi mentre il pallone in rete per il proprio, non ce ne vuol dire che proprio la serata è stata fortunata a terra, sembra Bonucci, sembra essere piuttosto grave la situazione perché è immobile a terra. Vabbè, facciamo così, ci fermiamo, sono pronti Ranocchia e De Silvestri a entrare in campo così come Reus tra i tedeschi, intanto la situazione dopo un'ora è la seguente, la Germania in vantaggio per 3-0 per le reti di Kroos.
102.5 nella suite con Laura Gigio e Paolo Pacchioni da Monaco di Baviera. Con Mengoni. Esatto. Paolo. Ventesimo del secondo tempo, 3-0 per la Germania qui a Monaco, serata negativa per gli azzurri, forse la buona prova contro gli spagnoli aveva illuso un pochino troppo, l'Italia si era detta convinta di potersela giocare con tutti, beh direi contro i campioni del mondo ancora no, perché comunque la superiorità della Germania questa sera sta emergendo piuttosto netta, nonostante il fatto i tedeschi non è che stiano giocando la partita della vita, però insomma l'Italia sicuramente ha fatto un bel passo indietro sul piano del gioco, un po' di fragilità difensiva, adesso in questo avvio di ripresa gli azzurri si sono fatti trovare sbilanciati e quindi insomma il risultato è questo, siamo al ventesimo e per le reti di Kroos, Götze ed Hector la Germania conduce per 3-0, si è fatto male Blair che gli è andato via, è andato a terra, è rimasto a terra e non si è più rialzato, un po' di cammino gli azzurri, adesso però attenzione ancora il pallone in area di rigore, la palla attraversa tutta l'area ed esce Buffon, sono entrati dunque Ranocchia per l'infortunato Bonucci, De Silvestri per Florenzi, nella Germania Reus per Götze, tra poco nell'Italia entreranno anche Okaka ed El Shaarawy, adesso però è importante che gli azzurri non mollino troppo per non far prendere a questa sconfitta dimensioni ancora peggiori. Mi sono spaventato, stavo cercando di imitare lì DJ Scratch, Stratch, Struch, Sketch, Run Baby Run, Sheryl Crow. Baby Run alle 22.13 nella Suite 102.5 live. Canzone che potremmo dedicare per l'Italia. Vai, Paolo. Parte il tiro, la parata da parte di Ter Stegen, senza problemi, tiro centrale bloccato facilmente dal portiere del Barcellona, quindi 26esimo, sempre 3-0 per la Germania, per le reti di Kroos, Götze e poi anche di Hector, un po' di cambi nella partita, sono entrati negli azzurri Okaka, El Shaarawy e Parolo al posto di Insigne, Giaccherini e Thiago Motta, è uscito Müller applauditissimo dal pubblico, è entrato Can, adesso attacca l'Italia con Montolivo, contropiede con palla per Okaka sulla destra, dentro il pallone non filtra un primo passaggio, Okaka torna comunque in possesso della palla, apertura per Montolivo, si fa vedere De Silvestri a destra, parte il cross raso terra da parte De Silvestri e Germania che chiude e riparte, 26esimo minuto, 3-0 per i tedeschi. Grazie Pacchioni. Cosa dicevi di Run Baby Run? Che dico canzoni che potremmo dedicare ai nostri azzurri. Correte ragazzi, correte se ce la fate. Ma sì, ce la fanno benissimo, il problema è che... Non la mettono dentro. Così, vabbè, così. Stasera va così, dopo 20 anni cade l'imbattibilità dell'Italia contro la squadra tedesca. Abbiamo ancora una 20 minuti. Le squadre di Antonio Conte hanno, sarà interessante peraltro sentire nel dopo partita proprio le valutazioni del commissario tecnico italiano che immaginiamo fra l'arrabbiato e il deluso. Dietro si è ballato troppo, è vero, manca... Saremo nel notiziario delle 11 con anche magari qualche commento a caldo del dopo partita. Che disdetta. Vabbè dai. Che sfaccello. Ci rifaremo la prossima volta. Una brutta roba. A tra poco. 6 milioni.